Bentrovati per questo breve aggiornamento meteo. La perturbazione numero 2 del mese di agosto si sta facendo carico di portare sull'Italia un generale ricambio dell'aria. Ci sono stati temporali, soprattutto al centro e al nord, fenomeni localizzati, ma talora anche intensi, come spesso accade durante l'estate, quando le prime folate di aria fresca in arrivo dal nord Europa scendono di latitudine e fanno breccia nella palude calda che domina le nostre zone. Ora tutto si trasferisce verso il meridione, come era nelle previsioni, dove entro Ferragosto si completerà la rinfrescata, mentre il nord si sarà già liberato da nuvole e fenomeni, e questo naturalmente avverrà anche su Genova e sulla Liguria, dove al momento questo fatto non può essere che un bene. Tra giovedì 16 e venerdì 17 torneranno a prevalere condizioni atmosferiche in prevalenza soleggiate un po' su tutta l'Italia, ma in un contesto di caldo sopportabile, con le temperature che si attesteranno su valori in linea con la media stagionale. Qualche temporale potrà comunque aversi sulle zone interne montuose e nelle ore pomeridiane, non solo sulle Alpi, ma anche lungo l'Appennino, specie quello meridionale. Poi, tra la fine di venerdì 17 e la giornata di sabato 18 agosto, una nuova perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia lambirà le nostre regioni settentrionali, dove causerà una nuova accentuazione dell'attività temporalesca, soprattutto sulle zone alpine e sulle aree di nord-ovest. Questo è dunque il quadro previsionale sintetico che parte dalla giornata di Ferragosto, la quale, come detto, trascorrerà soleggiata al nord, mentre i rovesci temporali si manifesteranno su gran parte delle regioni centro-meridionali, dove si avrà anche un evidente calo delle temperature. In giornata, rasserena sulla Toscana, dove entreranno i venti più secchi da settentrione. Giovedì 16, ancora instabilità sulle regioni meridionali, specie nelle zone interne, con qualche acquazzone pomeridiano o temporale. Isolati fenomeni temporaleschi di calore potranno essere comunque possibili anche sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica centrale. Per il resto, vedete prevalenza di sole e temperature in linea con la media stagionale. Infine, la tendenza per venerdì 17 agosto, con la nuova perturbazione che dalla Francia si avvicina, in giornata raggiungerà le nostre regioni di nord-ovest, portando tra il pomeriggio e la sera nuovi annullamenti e anche qualche temporale. Condizioni invece invariate sul resto del paese, dove avremo prevalenza di sole, qualche annullamento pomeridiano in montagna e temperature stazionarie su valori medi del periodo, quindi con caldo sopportabile. Bene, con questo è tutto, non mi rimane che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon Ferragosto. A presto da Luca Angelini.